sia probabile la trasmissione degli atti alla Procura federale, è molto probabile. Dopodiché l'allenatore dovrà spiegare perché ha operato quei tre cambi quei subito. cambi. E poi certamente ritengo che i giocatori dovranno dimostrare che quegli infortuni erano Reali. effettivi e non già inventati. Ma no, io non, cioè, non me la sento di colpevolizzare prima di sentire i diretti interessati. No, ma noi non stiamo colpevolizzando nessuno. No, dico io da lontano. Certo. Ma è successo già qualche volta una cosa del genere, qualcosa del genere nei campionati professionistici? Che lei sappia a memoria, insomma. No, a memoria, soprattutto la sostituzione dopo 50 secondi, non me la ricordo, in verità. L'infortunio sì, che la squadra sia rimasta in sei uomini è capitato pure, ma a sostituzioni già avvenute, non certo nei 50 secondi dall'inizio della gara. Se è vero che sono state, e voi me lo confermate, sì, che dopo 50 secondi sono state in sostituzioni. Questa è la situazione più anomala rispetto agli infortuni, perché gli infortuni probabilmente possono anche essersi effettivamente verificati. Certo. Però spetterà agli organi inquirenti federali poi accertare se le sostituzioni sono state frutto di uno disegno preciso. Certo. Oppure c'è stata una motivazione tattico-strategica. Ecco, anche se gli infortuni sono reali. Lei mi insegna che da regolamento l'allenatore è tenuto, o la società che va a giocare una partita di calcio, è tenuto a schierare la migliore formazione possibile rispetto all'evento e soprattutto tenere un comportamento sportivo rispetto all'evento stesso. Questa è una delle norme principali. Ma che cosa potrebbe eventualmente innescare se dovesse essere eventualmente provata un'eventuale malafede? Cioè, che provvedimento potrebbe subire la Nocerina? Guardi, sui provvedimenti bisognerà vedere quale sarà la posizione della Procura federale innanzitutto, ripeto, non ci sono precedenti specifici a memoria, ma bisognerà prima accertare i fatti. Ritengo che molto probabilmente il giudice sportivo non si limiterà a infliggere al club Molossolo 03 a tavolino, il che mi pare sia quasi scontato. Certo. Ma ritengo che trasmette gli atti alla Procura federale per accertare se gli eventi che hanno determinato questa sostituzione anticipata della partita siano eventi derivati da fatti occasionali o fortuiti o da fatti premeditati. Certo. E su questo punto penso che si giocherà la partita anche sotto il profilo investigativo. Bene, avvocato, io la ringrazio, buon convegno domani a Milano e spero di risentirla. Grazie. Domani sera nella nostra trasmissione, magari per un commento più a fondo. Con grande piacere, magari ne servimo qualcosa in più, certo, anche sotto il profilo storico, perché è da poche ore terminata la partita. E poi l'aspetto sempre in studio, avvocato, lei me l'ha con promesso. Piacere. Grazie. Con piacere, al prossimo invito non mancherò. Grazie avvocato, buona serata. Grazie a voi. Grazie.